Nuova aggressione a Klaus Davi, il noto massmediologo conduttore della trasmissione della C Gli Intoccabili, è stato malmenato questa mattina in pieno centro a Vibo Valentia. A colpirlo i familiari del boss pentito Andrea Mantella, infastiditi dal tentativo del giornalista di intervistare la madre. Forza Italia rilancia il centrodestra, partecipata a convention dei berlusconiani a Vibo. Ricompattare il partito e puntare su una nuova classe dirigente in grado di riconquistare i governi nazionale e regionale. E l'asse del partito si proietta sempre più verso Cosenza, con Toti che lancia Occhiuto alla guida della regione. Gli antichi liutai rianimano Rende, inaugurata nel centro storico della città del Campagnano una scuola di liuteria. L'iniziativa si inserisce nel progetto del comune per dare nuova linfa vitale alla parte antica della città. La storia tra le rovine. A Mongiana, nel sito di archeologia industriale delle Reali Ferrerie, sensazionale scoperta di tre alti forni che riscrivono la storia dell'industria borbonica. Vibonese che colpo, il primo rinforzo del club rossoblù è un top player. Alla corte del presidente Caffo arriva il belga Arnor Angeli, centrocampista classe 91 già in vicolo Avellino, e in Champions con la Standard Liegi. Mercoledì la presentazione insieme al neotecnico Massimo Costantino. Benvenuti da Emilia Canonaco a questa nuova edizione del nostro giornale. Lo avete appena ascoltato dal sommario. Fare il giornalista in Calabria può essere davvero molto pericoloso. Ne sa qualcosa il noto massmediologo Klaus Davi, che purtroppo questa mattina a Vibo Valentia è stato vittima di un'altra pesante aggressione. Le immagini che stiamo per mostrarvi sono state girate dalla microcamera che Klaus aveva addosso e che ci restituiscono drammaticamente tutto quello che è successo. Vediamo. Il conduttore di Intoccabili, la trasmissione prodotta dalla nostra emittente, è stato violentemente aggredito questa mattina a Vibo Valentia, mentre stava realizzando una inchiesta sulla decisione dei familiari del boss Andrea Mantella di dissociarsi dal suo pentimento. Per il noto massmediologo si è reso necessario il ricorso alle cure mediche. I fatti si sono verificati in Piazza delle Erbe, nei pressi del negozio di frutta e verdura di proprietà della madre di Mantella, dove la troupe degli Intoccabili si era recata per girare le immagini. È la seconda volta che il giornalista Davi subisce una aggressione. Era già successo a Filadelfia, quando lo stesso aveva cercato di ricostruire un altro episodio di 'Ndrangheta. E vi dico subito che il giornalista Klaus Davi è stato costretto a ricorrere alle cure mediche nell'ospedale proprio di Vibo Valentia. C'è una nota di Pasquale Motta, che è il nostro direttore. L'aggressione al collega Klaus Davi, giornalista che collabora con la nostra testata, autore e conduttore del programma Gli Intoccabili, è un atto gravissimo che non può rimanere senza conseguenze. Klaus Davi svolge il suo lavoro di cronista conducendo un format di inchiesta per la C, esercitando il sacrosanto diritto di cronaca e soprattutto indagando potenti famiglie mafiose che condizionano
Il territorio calabrese, il suo programma ha finora avuto numerosi attestati anche da parte di diversi operatori di giustizia. Siamo, continua il direttore Motta, e continueremo ad essere al fianco di questo collega che, rischiando in prima persona insieme ai suoi collaboratori per documentare uno spaccato criminale e sociale, continua comunque a raccontare questa nostra Calabria. A Klaus Davi va dunque la nostra solidarietà umana e professionale. Sollecitiamo le forze dell'ordine e le istituzioni giudiziarie affinché adottino tutte le misure tese a punire gli autori di questo vile gesto finalizzato a tacitare il giornalismo scomodo. E noi torneremo più avanti ad occuparci di cronaca. Per il momento passiamo alla politica, parliamo della convention di Forza Italia che c'è stata ieri a Vibo Valentia. Lo slogan: il centrodestra unito può tornare a vincere. Non ci sarà un nuovo patto del Nazareno e la ripartenza del centrodestra dovrà necessariamente avere una trazione targata Forza Italia. Solo un centrodestra unito può vincere le sfide che da qui a breve bisognerà affrontare. Referendum di ottobre in primis. Lo scopo è mandare un avviso di sfratto a Renzi, alla sua politica fatta di annunci e propaganda, contrapponendogli idee concrete, proposte e progetti. Un avviso che, di riflesso, giunge forte e chiaro anche al governo regionale e a quel governatore Oliverio che ha tradito le attese dei calabresi. Gli squilli di tromba di Forza Italia giungono da Vibo Valentia, dove il gota del partito in Calabria, alla presenza tra gli altri degli ex ministri Carfagna e Matteoli e del governatore ligure Giovanni Toti, ha posto le basi di rilancio di Forza Italia sotto i buoni auspici del padrone di casa Giuseppe Mangialavori, consigliere regionale e coordinatore provinciale degli azzurri berlusconiani. Un bagno di folla ha salutato la convention nella sala di un hotel cittadino che a stento ha trattenuto i presenti. Ai microfoni si sono alternati il neo vice sindaco di Cosenza, Iole Santelli, il senatore Antonio Caridi, il deputato Roberto Occhiuto, la vice coordinatrice regionale Vanda Ferro. E tra voglia di riscatto e desiderio di tornare ad essere protagonisti della scena politica, spuntano anche delle investiture. Quella che Toti fa all'indirizzo di Occhiuto per la guida della regione è quella che lo stesso Occhiuto lancia all'indirizzo di Mangialavori. Parla già da parlamentare, dice il deputato, non poniamo limiti alla provvidenza. C'è tanta voglia di centrodestra e mi auguro che oggi qui da Vibo il centrodestra possa ripartire con forza e guardando al futuro. Abbiamo dalla nostra il fallimento, l'assoluto fallimento del governo sia nazionale che regionale e non possiamo più stare fermi, dobbiamo rimboccarci le maniche e ricostruire tutta l'area dei moderati. Del resto gli elettori ce l'hanno dimostrato, che ci sono i tanti, in tanti a noi adesso spetta il compito di ridargli la casa che per tanto tempo hanno avuto. Da Vibo Valentia per la CNews 24. E come avete notato dalle immagini appena andate in onda, all'invito di Giuseppe Mangialavori hanno risposto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, l'ex ministro Altero Matteoli e l'attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, onorevole Mara Carfagna. Ascoltiamo allora le loro dichiarazioni. C'è un centrodestra, c'è un centrosinistra. Renzi si occupi del centrosinistra come meglio gli riesce, purtroppo per il paese male. Noi dobbiamo occuparci di costruire una coalizione che sia competitiva e vincente, che abbia uomini e che abbia soprattutto programmi da offrire agli elettori. Siamo cresciuti, ne governavamo pochissimi, oggi ne governiamo 10, 11, 12, a seconda di come vogliamo scrivere alcune esperienze civiche. Torniamo a vincere a Novara, torniamo a vincere a Savona dove non governavamo da 22 anni, in Calabria Mario Occhiuto è riuscito a vincere al primo turno una città, segno che gli elettori sanno distinguere il buon governo e il cattivo governo. E se ci sono dirigenti che stanno sul territorio, che fanno politica, il partito c'è, anche in questa consultazione elettorale. È stato dimostrato che il partito è stato carente sotto tanti punti di vista, ma l'elettorato ci ha risposto perché abbiamo vinto in tanti comuni, anche comuni capoluogo. Abbiamo bisogno però di rilanciare Forza Italia perché la coalizione di centrodestra può tornare a vincere se resta coalizione di centrodestra. Io credo che il centrodestra abbia tutte le
possibilità per ricostruire una proposta politica che sia non soltanto alternativa rispetto a Renzi e al grillismo, ma soprattutto competitiva e vincente. Questo è il nostro compito, lavorare per costruire insieme ai nostri amici, insieme agli alleati del centrodestra, di quel campo di gioco che è alternativo alla sinistra e ai grillini, costruire una piattaforma politica comune e condivisa, partendo da tutte le questioni che ci uniscono, partendo dai valori e dai principi comuni. E dopo una serie di rinvii, la segreteria regionale del Partito Democratico ha fissato per il prossimo 9 luglio la riunione alla Lamezia Terme della direzione regionale. All'ordine del giorno l'analisi, anche se con un po' di ritardo, del voto delle ultime amministrative ed il referendum costituzionale del prossimo mese di ottobre. La domanda è d'obbligo, sarà la volta buona? Ancora un ulteriore rinvio. Avrebbe dovuto tenersi oggi la direzione regionale del Partito Democratico Calabrese, invece è stata rimandata al prossimo 9 luglio per attendere, così pare, la direzione nazionale, anche questa posticipata, ma il rischio è che l'incontro venga rinviato ulteriormente. Aumenta così la distanza da quel voto delle urne che ha segnato una vera e sonora sberla per i Democrat. Da tempo è attesa una presa di posizione ufficiale del segretario Ernesto Magorno. Diversi coloro che si aspettavano che il cosentino lasciasse l'egida del PD calabrese o che facesse un pubblico mea culpa, ma le attese sono state tutte rinviate alla direzione regionale. A parteciparvi sarà anche il sottosegretario Marco Minniti e ovviamente il governatore Mario Oliverio. All'ordine del giorno il risultato delle amministrative e anche il referendum costituzionale di ottobre, nuovo importante banco di prova per testare la tenuta del partito. Un partito bisognoso di un pit stop, di un cambio di gomme, ma anche probabilmente di un rinnovamento dirigenziale. E visto che i tempi non sembrano essere ancora maturi, è possibile che la direzione regionale del 9 venga ulteriormente rimandata. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Allora, torniamo brevemente sulla rivolta dei migranti ospitati nel centro di Crotone Cara, una rivolta di cui vi abbiamo parlato ieri in esclusiva nel corso della edizione straordinaria del giornale. Come documentato dalla corrispondenza della collega Cristina Iannuzzi, si sono vissuti momenti di alta tensione. Il blocco della strada da parte degli extracomunitari ha acceso gli animi di alcuni automobilisti che hanno tentato di rompere la barriera umana che si sono trovati di fronte. A farne le spese anche l'operatore della C, Francesco Lagamba, che ha rischiato di essere investito da un'automobile, stesso rischio anche per una piccolo migrante, anche lui ospitato probabilmente con i genitori all'interno del centro Cara. E guardate invece, possiamo tornare in studio con le immagini, queste fotografie che ci sono state gentilmente trasmesse dai vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno, che sono intervenuti in località Croce Ferrata per recuperare un cavallo che era caduto in un ruscello. Quando lo hanno raggiunto, il cavallo, a causa della bassa temperatura dell'acqua, era ormai in avanzato stato di ipotermia. Per recuperare il cavallo è stata utilizzata una grossa gru, l'animale è stato imbracato, come vedete da questa istantanea, e successivamente trasportato sano e salvo nella sua stalla. Allora, lasciamo la cronaca per spostarci adesso all'Università degli Studi della Calabria di Arcavacata, Ateneo che dal 18 al 22 luglio ospiterà una Summer School di Economia con la partecipazione di un qualificato corpo docente. Parte all'Università della Calabria un Summer School sul trading e la finanza. A chi è rivolto? È rivolto principalmente agli studenti, ai nostri studenti, a prescindere da qualunque tipo di iscrizione nei vari dipartimenti, quindi del secondo anno, appunto, che viene ripetuto dopo la brillante esperienza dello scorso anno, dove appunto sono intervenuti diversi studenti provenienti da tutte le più importanti università italiane e anche straniere. È un corpo docente molto qualificato, costituito oltre che da professori universitari anche e soprattutto da top trader a livello internazionale. Tra questi in particolare cito Davide Biocchi, che ringrazio appunto
appunto per la sua continua disponibilità, che si presta volentieri a venire in Calabria a portare la sua esperienza, la sua expertise appunto nell'ambito del trading. Credo che il mondo della finanza sia un mondo molto affascinante e appunto, come vediamo qui, ci sono anche dei giovani molto importanti per me, che mi stanno dando una grossa mano in questo tipo di iniziativa. Cavalcare i trend di borsa è molto affascinante, ma nello stesso tempo anche molto rischioso. C'è da dire che un po' andare sui grafici di borsa è un po' andare come andare sulle montagne russe. Non bisogna soffrire di vertigini, bisogna allacciarsi bene le cinture e per il resto bisogna vivere tutto con grande adrenalina. Fiorenza Gonzales per la CNews 24. E noi rimaniamo a Rende, ma con il prossimo servizio per documentare come stia fortunatamente continuando l'impegno dell'amministrazione comunale che ha l'obiettivo di dare nuova linfa vitale al centro storico, dopo quella che è stata l'apertura del Cinema Santa Chiara, inaugurata una scuola di liuteria che si avvarrà del contributo appunto di antichi liutai. Mio padre regalò a me una fisarmonica, a mio fratello una chitarra, che era difettosa e quindi andai dai De Bonis da ragazzino. Loro erano molto gelosi, però poi mio fratello, facendo il poliziotto, si trovò a Cremona. A Cremona io andai e trovai il mondo della liuteria, 110 botteghe intorno al Duomo. E allora ho messo insieme queste due esperienze, però ho capito, perché l'anno scorso la regione mi ha fatto liutaio, che noi dobbiamo guardare oltre. Io sono nato in America e quindi ho pensato in questi termini, cioè facciamo uscire il nostro prodotto. Expo, grazie alla regione Calabria, mi è stata questa grande vetrina che mi ha fatto confrontare con il mondo e ho capito che vale la pena di puntare su queste nostre tradizioni, su questi nostri valori, e grazie al sindaco Marcello Vanna oggi si realizza un sogno. È una delle scuole di liutaio Calaprima in Calabria, la terza in Italia, e questo sta a significare che quando le istituzioni fanno sinergia e quando ci sono anche no, c'è volontà, c'è eccellenza del territorio, si riesce anche ad arrivare a questi risultati. Si è arrivati a individuare questo luogo che è molto molto bello e soprattutto non diventiamo più periferia rispetto ai grandi progetti, alle grandi eccellenze. Una scuola del genere diventa centrale. So che ci sono oltre 120-130 prenotazioni già di studenti che vogliono venire a fare questo corso. Fiorenza Gonzales per la CNews 24. E a Mongiana, nel cuore delle serre vibonesi, riportati alla luce tre antichi altiforni. Sono stati realizzati e pensati nel corso del 1700, quando c'era ancora il regno delle due Sicilie. In realtà di questi tre diversi altiforni si faceva menzione in un documento datato 3 maggio 1845. È il 19 giugno scorso quando viene annunciata la scoperta di tre nuovi altiforni, tre reperti storici di grande importanza non solo per Mongiana ma per l'intera regione. Così un entusiasta sindaco che ai nostri microfoni ripercorre le fasi della scoperta. Nel corso della campagna di scavi che abbiamo effettuato presso la fonderia di Mongiana abbiamo avuto una bellissima sorpresa, cioè quella di riuscire a ritrovare questi tre altiforni che sono stati appunto, diciamo, il tempo li ha coperti. Per Franco Danilo, esperto di archeologia industriale, potrebbe trattarsi del Sant'Antonio, il tipico forno all'italiana con la forma di un parallelepipedo alto 11 metri, all'interno del quale c'era il vero cuore della fonderia. L'importanza che ha questo luogo e questo ritrovamento è a livello internazionale, tant'è vero che questi altoforni che c'erano a Mongiana sono alla stregua di quelli che sono in altre parti d'Europa, soprattutto in Inghilterra ma anche al centro Italia, però questi che abbiamo a Mongiana erano considerati diciamo, i giganti della siderurgia europea. Questo importante reperto, unico nel mondo, rappresenta dunque il punto di svolta di una ricerca che dura da anni. Questo è, assieme anche alla realizzazione del nuovo Museo delle Ferriere, dei nuovi contenuti multimediali, una delle cose più importanti per quanto riguarda l'attrattiva turistica di questo nostro territorio. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. La valorizzazione del territorio e la beneficenza, un connubio che sta alla base della prima edizione della Festa del Mare che domani sera si svolgerà a Catanzaro Lido. I
attori del luogo offriranno una cena a base di pesce dietro prezzo simbolico di 5 euro ed il ricavato servirà per finanziare la ricerca in campo neurogenetico. Tutto pronto per la prima edizione della Festa del Mare a Catanzaro. Domenica, a partire dalle ore 19, diversi ristoratori offriranno a soli 5 euro piatti a base di pesce realizzati secondo le migliori ricette della tradizione, senza rinunciare a qualche tocco di innovazione. Il ricavato andrà devoluto all'Associazione per la Ricerca Neurogenetica ARN. L'iniziativa, che è stata realizzata con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, gode della preziosa collaborazione di Antonio Abruzzino, Masterchef calabrese, vincitore nel 2014 della sua prima stella Michelin. Facciamo marketing territoriale, facciamo vivacizzazione di un luogo balneare che è il Rione, la parte balneare della città, la parte mare della città di Catanzaro. Promuoviamo i prodotti tipici del territorio e credo facciamo un'attività di socializzazione locale, interna. E questo non può che far bene anche alle attività artigianali, alle attività commerciali di Catanzaro Lido, ai sistemi ristorativi chiaramente. Un partenariato tra il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio e questa associazione straordinaria, devo dire, di volontari che amano Catanzaro Lido, che ce la mettono tutta per creare questa vivacità all'interno del quartiere marinaro. Rossella Galati per la CNews 24. La pagina del giornale è dedicata allo sport, partiamo dal calciomercato, colpo grosso della Vibonese che si è assicurata le prestazioni del centrocampista classe 91 Arnor Angeli. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora i tifosi della Vibonese possono dormire sonni tranquilli. Il club di Via Piazza d'Armi vuole fare le cose in grande. Il primo rinforzo rosso-blu, infatti, è un top player per la categoria. Nazionalità belga, classe 91, professione centrocampista, si chiama Arnor Angeli, cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht. Ha giocato in tutte le nazionali giovanili del Belgio, dall'Under 17 fino all'Under 21. Ha vinto anche una Coppa di Belgio con lo Standard di Liegi. Nel suo curriculum può vantare anche una presenza in Champions League nel 2009. È senza ombra di dubbio un lusso per la categoria. In Italia ha già esordito con l'Avellino in Serie B, dove ha collezionato 13 presenze. All'apice della sua carriera è stato fermato da un brutto infortunio che lo ha costretto a ripartire dalla terza serie belga. Da qualche ora è un giocatore della Vibonese, una scommessa firmata Marcello Battaglia, Danilo Beccaria e Pippo Caffo. I tre condottieri della Vibonese. È il primo giocatore ufficialmente tra le mani di Massimo Costantino che mercoledì sarà presentato a tifosi e stampa. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Passiamo dalla Serie D alla Serie C. Nostra intervista al direttore sportivo della Catanzaro Antonello Preiti che fa il punto su movimenti e ritiro. Speriamo di mettere a segno qualche buon colpo che in questi mesi ho lavorato sotto traccia. È chiaro che il mercato è lungo, ci sono due mesi e prima del 31 agosto sicuramente ci sarà da soffrire su ogni calciatore, perché per portarlo a Catanzaro devono avere dei requisiti non solamente di carattere tecnico ma anche di carattere di personalità. Io voglio solamente calciatori che dentro scorre il sangue giallo-rosso, nel senso che si devono affezionare a questa maglia e a questa città. Catanzaro l'avrebbero voluto ospitare tante città o tanti posti, luoghi tradizionali di ritiro. Mi piacerebbe invece tenere la squadra vicino alla città, anche perché il tifoso deve stare vicino alla squadra e la squadra deve stare vicino al tifoso. Vedremo di ufficializzare in questi giorni un ritiro che sia consono alle aspettative dell'annata. E in Serie A buone notizie per i tifosi del Crotone. Il sindaco della città pitagorica Ugo Pugliese infatti assicura i lavori di adeguamento dello stadio Ezio Scida saranno completati in tempo utile per la prima partita casalinga.
Partite casalinghe a Pescara? Neanche per sogno. Parola del neo sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, già al lavoro in questo senso ancora prima di insediarsi ufficialmente al comune pitagorico. Il primo cittadino ha fatto nomi e dettato tempi e modi. I lavori di adeguamento delle zie uscite inizieranno il 20 luglio per concludersi entro e non oltre il 28 agosto, data in cui è fissata la seconda giornata della Serie A, quando nella città pitagorica dovrebbe festeggiarsi lo storico esordio casalingo in massima serie. Illuminazione, videosorveglianza, ampliamento della curva, adeguamento delle aree di sicurezza con tornelli e i muri perimetrali. Questi lavori in capo al comune, che ha garantito Pugliese, saranno appaltati già lunedì. Si tratta di interventi da 2 milioni e mezzo di euro complessivi che permetteranno anche da soli l'omologazione dello stadio a 12.500 spettatori. Ma il Crotone vuole fare di più e i lavori del comune dovrebbero aggiungersi a breve anche quelli della società pitagorica, che vorrebbe aumentare la capienza dello Scida a 16.500 posti attraverso la realizzazione di una tribuna mobile. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Dal calcio al basket con la Viola Reggio, che ha ingaggiato il giocatore che si chiama Guariglia. Scopriamo insieme chi è. Tommaso Guariglia è ufficialmente un giocatore della Viola Reggio Calabria. Il giovanissimo centro della Stella Azzurra Roma si trova a Roseto degli Abruzzi assieme a Ion Lubusor per il raduno della Nazionale Under 20 e farà parte della Viola stagione 2016-17. Un progetto in costruzione, quello della prossima stagione. Pare vicinissimo l'accordo con l'ex Augustin Fabi, fino ad oggi in forza alla Universo Treviso, come l'americano Marshawn Powell, anche lui accostato in queste ore ai colori nero-arancio, ma decisamente fuori budget per la prossima annata. In riva allo stretto invece potrebbe tornare uno dei più positivi della scorsa stagione, Craig Lee Brekins, reduce da un'esperienza estiva in Cina allo Yangzhou Hualan. Il mercato della Viola comunque è ancora ondivago, potrebbe prendere qualsiasi direzione. Quel che è certo è che non ci saranno grandissimi nomi o colpi ad effetto. D'altronde coach Paternoster è stato chiaro fin dall'inizio. «Io non voglio giocatori figurina», aveva detto nella conferenza stampa con cui si è presentato al pubblico reggino. Francesco Creazzo per la CNews 24. Sempre in tema di sport, nel prossimo servizio vi parliamo dell'attività davvero incessante posta in essere dall'Associazione Sportiva Dilettantistica San Costantino. Pronti a partire i campionati di corsa su strada sesta tappa regionale organizzati dall'Associazione Atletica di San Costantino Calabro, guidata da Raffaele Mancuso. Una manifestazione sportiva importante per gli organizzatori e per il territorio, curata nei minimi particolari. Un gruppo solido già al lavoro da mesi per non trascurare nessun dettaglio, con l'obiettivo di lasciare un segno positivo ai partecipanti. Ai nastri di partenza attesi circa 200 atleti, tra i migliori provenienti da tutta la Calabria, pronti a mettere a fuoco le doti migliori e regalare emozioni ai molti spettatori che seguiranno l'evento. Proprio per questo motivo San Costantino si conferma ancora una volta una realtà sportiva all'avanguardia, che ha saputo farsi spazio negli anni e crescere. Già a gennaio il paese è stato infatti protagonista dei campionati regionali individuali di corsa campestre, riscuotendo grande successo. L'appuntamento è per sabato 2 luglio, si partirà da Viale Rimembranze alle 18.30 per un percorso totale di 8 km. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Bene, è davvero tutto, non ci sono aggiornamenti da parte mia, grazie per l'attenzione e arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal 30 maggio le edizioni della CNews 24 cambiano orario. Alle 14, alle 19.30, alle 22.30 e alle 24. I calabresi sono informati.